Buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao Giornale, ciao Massimo, ben ritrovati. Io direi che partiamo subito con l'argomento di sera, guardandoci questo insieme di video che ci raccontano l'inizio della settimana e la fine della settimana con oggi, e poi sentiamo un po' i vostri commenti che mi interessano moltissimo. Se vuoi partiamo, Giulio, con la carrellata di video. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. To our country, probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. What do you think the future holds? Are they going to let Trump be president? If, you know, they protested him, they called him names. He won anyway. They impeached him twice on ridiculous pretenses. They fabricated a lot about what happened on January 6th in order to impeach him again. It didn't work. He came back. Then they indicted him. It didn't work. He became more popular. Then they indicted him three more times, and every single time his popularity rose. So if you begin with criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work, what's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination, obviously, and no one will say that, but I don't know how you can't reach that conclusion. You know what I mean? Like, they have decided, permanent Washington, both parties have decided that there's something about Trump that's so threatening to them, they just can't have him. I mean, they're putting him on trial in March of next year in the J6 case, which basically consists of trying to send him to prison for the rest of his life for complaining about the last election. That's literally what it is. Again, if this were happening in Moldova, the State Department would issue an all-hands-on-deck order to let the world know this is not a legitimate government. And yet, our government is doing it. It's like it's hard to overstate how bad this is. And I don't know where it's going, but there's a collision that's clearly imminent. And by the way, the president is senile in a way that's impossible to deny. Biden's not running the government, you know. So like, I don't know. I've never been this worried about anything as I am about where this is going. The worst thing that could happen to the country, and more specifically to you, in the professional class, is to have Donald Trump as president, and everything you have tried has failed, and they have been accelerating steps, protests, impeachment, indictment. Like, how many more arrows do you have in your quiver? And what's the next one? And of course, it's assassination. And assassination happens around the world. I had dinner with former president of Haiti in my house last night. His successor was murdered in his bed in the presidential palace in Port-au-Prince. And he's hardly alone. People get assassinated. I mean, they've been assassinated in this country far more often than Japan. We're willing to admit. It happened in Japan. That's exactly right. So it's not crazy. And of course, it's the last thing I want. I said it directly to Trump, by the way, because it's so obvious. How could you not say that? So I did. And he did not engage with me at all on that subject. And I don't know what he actually thinks of it, but he's smart. And so he must know that that's true. It started with protests against you, massive protests, right. Organized protests by the left. And then it move to impeachment twice, right? And now indictment. I mean, the next stage is violence. Are you worried that they're going to try and kill you? Why wouldn't they try and kill you, honestly? They're savage animals. They are people that are sick, really sick. You have great people in the Democrat Party. You have great people that are Democrats. Most of the people in our country are fantastic, and I'm representing everybody. I'm not just Republicans or conservatives. Right. I represent everybody. I'm the president of everybody. But I've seen what they do. So again, it's just another example of what you said a minute ago, wisely. If you want to know what's true, look at the things you're not allowed to say. You're not allowed to say them not because they're conspiracy theories or lies. Right. You're not allowed to say them precisely because they are not conspiracy theories or lies. They are true. Numero di votanti 733.
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento, 374, voti favorevoli 383. Voti contrari 327. Astensioni 22, schede nulle 1. In base a tali risultati, la candidata alla presidenza della Commissione europea proposta dal Consiglio europeo è quindi stata eletta dal Parlamento europeo. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen per la sua elezione. Le porgo i miei migliori auguri per l'esercizio del suo mandato. In conformità dell'articolo 124, paragrafo 3 del regolamento, ne informerò il Consiglio, invitando quest'ultimo, nonché la Presidente neoeletta della Commissione, a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. Firmerò adesso la lettera di notifica della decisione del Parlamento. C'è un bel insieme di situazioni, di sentimenti dell'America e poi questa meravigliosa chiusura di oggi con la von der Leyen. Allora, Alessandro, che cosa ne pensi? Cosa sta succedendo a questo nostro pazzo mondo e soprattutto che futuro ci aspetta a questo punto? Futuro non mi sembra sia, diciamo, un futuro particolarmente positivo a quello che si vede. Si sviluppano guerre da tutte le parti, in particolar modo abbiamo visto quello nel 2022, insomma che è iniziata nel 2022 fra Ucraina e Russia, ma in realtà è fra la Russia e la NATO, perché che se ne dica, la NATO è parte integrante di questo conflitto, per ora mandando armi a volontà ed evidentemente anche mandando volontari, anche se appunto sotto la dicitura di volontari per ora non c'è un coinvolgimento diretto dal punto di vista degli eserciti, però chiaramente lì la situazione è molto vicina al baratro. Dall'altra parte vediamo un Medio Oriente in fiamme, abbiamo visto la dichiarazione di, sarà due settimane fa circa, di massimi esponenti dell'Iran che hanno fatto presente come se Israele deciderà poi di attaccare il Libano, ci dovrà essere assolutamente una risposta appunto da parte dell'Iran, e lì ci andrebbe anche lì a un passo dalla terza guerra mondiale. Poi c'è tutta la questione di Taiwan. Noi sappiamo che la Cina entro il 2049 ha promesso in documenti ufficiali che si riprenderà Taiwan in un modo o nell'altro. Il 2049 chiaramente si sta avvicinando e vediamo che gli Stati Uniti stanno armando pesantemente Taiwan, aspettandosi appunto un intervento di quel genere, non mostrando volontà di dialogo con la Cina. A tal proposito noi sappiamo che nel 2011 Obama spostò il cosiddetto pivot to Asia, si chiamava e si chiama tuttora, cioè l'interesse primario statunitense non è più in qualche modo il pericolo principale, non è più considerata la Russia, bensì la Cina. E lì poi si va, secondo me almeno, a comprendere perché c'è questa divisione in qualche modo fra democratici e repubblicani. Cioè perché Trump in qualche modo si vede più accondiscendente verso un dialogo con Putin e con la Russia, in funzione certamente anticinese. Cioè qual è l'idea? Staccare la Russia dalla Cina e utilizzarla contro la Cina stessa, alleata in qualche modo, alleata degli Stati Uniti e dell'Occidente. Dall'altra parte i democratici sono per la politica della tabula rasa, diciamo, cioè prima si abbatte la Russia, si divide la Russia e poi andiamo a distruggere la Cina. Comunque sia,
sono visioni certamente pericolose perché portano dritte alla terza guerra mondiale. Magari la visione dei democratici qualche anno prima, la visione dei repubblicani qualche anno dopo, ma sempre quella questione è. Poi per arrivare, diciamo, alla settimana appena passata, appunto, io vedo come un dramma la rielezione della von der Leyen, ma questo penso sia condivisibile un po' da tutte le persone di buon senso, perché è la Presidente della Commissione Europea che ha sviluppato questo Green Deal, che significa deindustrializzazione dell'Europa, e quindi chiaramente ci rimette anche il nostro paese, e dall'altra parte è quella che vuole fare dell'Unione Europea sostanzialmente un fortino di difesa contro la Russia. Tant'è che nel suo discorso oggi ha fatto presente che una volta per tutte, lei ha detto una volta e per sempre, bisogna staccarsi dalla Russia, e in particolar modo bisogna evitare di essere dipendenti anche per l'1%, per dire, dal gas e dal petrolio russi. E è chiaro che se non si prende il gas e il petrolio a basso costo lì, si prende dagli Stati Uniti pagandolo 4 o 5 volte tanto, e da altri paesi può affidarlo. No, ma infatti noi abbiamo pubblicato anche oggi, insomma, alcuni stralci di questo discorso che io trovo estremamente preoccupante per tutta una serie di elementi. Però, insomma, non voglio togliere a voi, diciamo, lo spazio. A me quello che incuriosisce è il rapporto, no? Ammesso e non concesso che sia Trump il prossimo presidente degli Stati Uniti, il rapporto tra lui e questa von der Leyen, perché ritengo che poi, al di là di tutti i discorsi, più lontani di così non si potrebbe, no? E oltretutto, voglio dire, quali potrebbero essere gli elementi, no? È vero che la politica tutto può, no? E tutto cambia, però, insomma, la vedo veramente dura, una von der Leyen che ha bisogno costantemente dell'autorizzazione dei Verdi per far qualunque cosa, perché questo è, rispetto a un Trump che si sceglie come vice, un Musk, che insomma mi sembra un personaggetto veramente molto lontano dalle istanze verdi, quindi non riesco veramente a capire come possano parlarsi. Massimo, tu cosa ne pensi di questa prospettiva? Allora, sicuramente la von der Leyen e Trump non andranno molto d'accordo, anche perché già solo per il fatto che la von der Leyen si è espressa per continuare sostanzialmente questa guerra contro la Russia, perché ormai ci siamo dentro con tutti e due i piedi, almeno come europei, mentre invece Trump sembra più orientato, e anche dalle dichiarazioni di Vance direi che la direzione dovrebbe essere quella, per fare un accordo di pace in qualche maniera, okay? Mentre non cambierà probabilmente nulla per il Medio Oriente, dove credo che la politica perseguita da Biden continuerà a essere perseguita anche da Trump. Per quanto riguarda l'Ucraina, potrebbe essere molto diverso, quindi qua si tratterà di capire come la von der Leyen riuscirà a imbastire un discorso con Trump dopo il discorso che ha fatto. Tra l'altro faccio notare che chi tocca l'Ucraina, nel senso che vuole la pace con la Russia, rischia sempre, no? Perché anche l'attentato a Trump si spiega probabilmente con gli interessi proprio che ci sono sull'Ucraina, sia dei grandi fondi di investimento che hanno comprato lì la metà dei territori, che a loro interessano sia per la parte di agricoltura che per la parte di terre rare, ma credo che cioè sia chiaro, no? Fizzo è stato toccato, Orban ha subito anche lui un attentato, è morta la guardia del corpo, il capo scorta. Trump ha subito questo attentato, che sicuramente non è un fake nonostante tutto quello che dicono, addirittura organizzato da lui, perché sarebbe veramente un mago se fosse riuscito a organizzare una cosa di questo tipo e beccandosi il proiettile solo nell'orecchio con un movimento repentino della testa. Quindi non credo che andranno d'accordissimo. Ci sarà probabilmente da divertirsi sia per la von der Leyen, ma anche per tutti gli altri capi di Stato, compresa la nostra Meloni,
nel capire come fino a oggi sono stati tutti pro Biden, poi cambia il capo, il capo colonialista, voglio capire come si rapporteranno con lui, no? Forse la nostra Meloni andrà a farsi accarezzare la testa anche da Trump, non lo so. Io comunque sono molto preoccupato perché il Medio Oriente è una polveriera che è destinata a esplodere, e se da qui al 5 novembre Trump non riuscirà in qualche maniera a bloccare quella parte di elite che vuole a tutti i costi la guerra, cioè questi staranno col piede sull'acceleratore per cercare di farla scoppiare prima che ci sia questa elezione, dove probabilmente, non è detto, ma probabilmente Trump uscirà vincitore. Sì, sì, secondo me sì, a meno che non succeda qualcosa di molto particolare, del tipo che riprovino a fargli qualche altro attentato. Però io adesso, cioè, io devo chiedermi, no, che cosa può fare in questo momento la politica italiana per uscire da questo cul-de-sac nel quale si è infilata? Perché effettivamente Massimo hai ragione, cioè, hai un bel dire, no? Prima ti fai dare i bacini sulla testa da Biden, poi cosa fai? Ti fai dare i bacini sulla testa anche da Trump? Sì, può darsi, ci sta, però è difficile. Come prima eri tutto un amore con la von der Leyen, messaggi quotidiani a non finire, e oggi, secondo, a mio parere, giustamente, voti contro, perché veramente io la penso come Alessandro, cioè, secondo me è una iattura, questa cosa è una iattura terrificante, ragazzi. E quelli che ne pagheranno di più le conseguenze sono proprio gli italiani, a mio avviso. Comunque, Gennaro, alla fine tu che cosa, come la vedi questa situazione? Che cosa faresti? Cioè, in una specie di, sei al centro di un fuoco di fila di situazioni e interessi diversi. Ma l'interesse dell'Italia a questo punto, secondo te, quale potrebbe essere? Io una risposta ce l'ho, ma è molto tranchant. Quindi lascio a te. Allora, a mio avviso, al netto del fatto che Alessandro hai fatto una illustrazione che mi suscita molti interessi, mi piace molto, ma conosco Massimo da più tempo, quindi era abbastanza prevedibile, diciamo, il suo ragionamento. Almeno da parte mia, ma quello che a mio avviso è stato non considerato abbastanza è la volontà, il desiderio da parte di Zelensky, perché non lo si deve più neanche chiamare presidente, di aver convocato un altro tavolo di trattative, un tavolo di pace con la Russia per novembre. Cioè, secondo me non è una data buttata lì a caso, e questa data è stata fissata sicuramente a ridosso dell'evento traumatico che è successo a Trump. Ora, determinati aspetti bisogna un attimo, diciamo, aspettare per poter trarre delle conclusioni. E qui arrivo, fatta questa premessa, arrivo a rispondere a te, Katia, perché, cioè, io penso di sapere cosa fare, ma il problema è che anche se tu sai cosa fare, hai la capacità in termini di libertà di movimento? Cioè, quanto in la nostra classe dirigente, perché forse ho abusato, sono stato un po' troppo buono a dire classe dirigente, la nostra classe politica è effettivamente in grado di prendere una decisione? Cioè, Tajani cosa effettivamente è in grado di pensare autonomamente? Perché con dei politici come quelli che stanno oggi al governo e comunque in Parlamento, cioè, io credo, con un livello abbastanza elevato di certezza, non assoluta ovviamente, che anche Giorgia Meloni, che in diverse chat di gruppo e via discorrendo, viene definita essere un politico che è in grado di portare avanti delle trattative
della politica contemporanea, non si ha il coraggio di dire politica degli inciuci, del malaffare, beh, secondo me lei non è in grado di trovare, di pensare una soluzione vantaggiosa per la nostra, per il nostro Stato. Cioè, secondo me noi abbiamo una classe politica che ha gode di un pregio, incapace di pensare. Non voglio essere molto riduttivo o pessimista, però dobbiamo a questo punto, come dire, far sì che si possa raggiungere alle elezioni di Trump e magari che la Lega possa scatenare una crisi di governo. Perché io proprio non la vedo, non vedo Giorgia Meloni che possa essere ricevuta dal presidente nel caso in cui dovesse diventare Donald Trump il nuovo presidente degli Stati Uniti. Quindi c'è l'incontro, cioè secondo me Giorgia Meloni potrebbe serenamente anche non averlo. Quindi con una mossa del genere da parte della Lega, a mio avviso si andrebbero a creare delle condizioni politiche in Italia tali per cui possa nascere veramente quella forza politica che possa andare al governo come una sorta di forma di reazione, salviamoci, e che possa dare qualcosa di nuovo e di buono, non totalmente buono così come lo immagino io. Questo. No, ma infatti Gennaro, il problema qui è l'indipendenza, no, del pensiero. Esatto. È chiaro che secondo me non è questione di pensare o non pensare, secondo me il problema è di quelle che sono le forze in campo. Cioè, il discorso che facevo io anche, no? Volevo sentire cosa ne pensava Alessandro. Cioè, noi abbiamo da una parte una classe dirigente repubblicana americana che si schiererà chiaramente contro il sostegno all'Ucraina, perché l'hanno detto in maniera molto chiara, cioè senza troppi giri di parole. Come l'ha detto in maniera molto chiara che invece l'Europa senza sé e senza ma starà con l'Ucraina. L'ha detto oggi la... Quindi, a questo punto, la cosa che io mi chiedo è potremmo riuscire a dire qualcosa noi di sensato? Non dimentichiamo che Trump adesso fa riferimento a Orban, perché credo che Orban sia andato negli Stati Uniti, si sia incontrato con lui, adesso correggetemi se sbaglio, ma credo che ci sia stato anche un incontro, tra l'altro, quindi addirittura Trump sta pensando a Orban come riferimento in Europa, no? Quando tutti gli altri invece, cioè von der Leyen che oggi l'ha attaccato, quindi è tutta una situazione veramente agli estremi, cioè ci stiamo trovando in mezzo, lo ripeto, a una situazione secondo me molto molto grave, molto pericolosa, perché io la von der Leyen la vedo decisa in una direzione col sostegno, non so, anche di Forza Italia. No, non ho parole. Volevo sentire prima Ale cosa ne pensa, se anche lui percepisce questa situazione molto incasinata. Poi ti do la parola, Gennaro, scusami. Sì, sì, la situazione certamente è molto incasinata e quindi pericolosa. Ma perché? Perché sappiamo che siamo in un momento di transizione geopolitica gigantesco che abbiamo vissuto per l'ultima volta nell'89-91, quando da un mondo bipolare siamo passati a uno unipolare. Ora stiamo passando da un mondo unipolare a un mondo multipolare. Vediamo tante organizzazioni sovranazionali a partire dai BRICS Plus che effettivamente stanno uno cercando di de-dollarizzare una parte significativa di economia e dall'altra parte stanno cercando di mettere insieme un po' di paesi che hanno, e questo va sottolineato, un minimo di sovranità, perché il mondo si divide fra paesi che hanno un po' di sovranità o sono pieni di sovranità e altri paesi, purtroppo come il nostro, che di sovranità ce l'hanno poca o nulla. È per questo che io credo che quando si arriverà al dunque, se vincerà Trump, in qualche modo riuscirà a entrare nelle contraddizioni di vari paesi dell'Unione Europea per portare quello che secondo lui è il bene degli Stati Uniti, non del mondo, è il bene degli Stati Uniti, portare appunto anche l'Europa, magari divisa, magari chiaramente in difficoltà, perché l'Europa è un nano geopolitico. L'Europa è un gigante economico, diciamo, e tant'è che ancora
un po' di benessere diffuso c'è, anche se sempre meno, e questo l'abbiamo visto chiaramente nel corso degli anni. Poi con la pandemia c'è stato un colpo devastante, poi con la guerra c'è stato un altro colpo devastante, però dal punto di vista geopolitico l'Europa sostanzialmente non esiste, ogni paese va per i cavoli suoi, e l'allargamento che c'è stato a est, in particolar modo con i paesi baltici, l'ha ancora di più rotta questa cosa, per il semplice fatto che loro hanno degli interessi, o meglio, fanno degli interessi totalmente diversi rispetto agli interessi che abbiamo noi, per esempio, che alla Spagna, che al Portogallo, che alla Francia. Questa divisione chiaramente in qualche modo in questo momento soprattutto fa gioco agli Stati Uniti, che prima in qualche modo hanno portato l'Europa in questo scontro quasi diretto con la Russia, ma poi secondo me se in qualche modo gli Stati Uniti decideranno di riappacificare un po' la questione con la Russia per spostarsi verso la Cina, in qualche modo l'Europa seguirà, perché è molto debole. L'Italia potrà fare poco, io credo, appunto, noi siamo uno dei paesi poco indipendenti, poco sovrani, abbiamo, non mi ricordo nemmeno il numero esatto di quante basi statunitensi e NATO nel nostro paese, abbiamo visto, in base poi a vari ragionamenti che vengano fatti, ma che fine fanno, che fine fa chi in qualche modo si oppone o ha una visione politica diversa. Il caso Moro mi sembra sia proprio lampante di quello che succede a chi cerca in qualche modo di staccarsi anche solo leggermente da quello che vogliono gli Stati Uniti. Abbiamo visto che fine ha fatto Craxi dopo Sigonella. Quindi tutta una questione che porta l'Italia ad essere a non giocare il ruolo che effettivamente potrebbe giocare, in primis nel Mediterraneo, perché noi potremmo essere un paese veramente centrale. Sì, sono d'accordo. Gennaro, scusa, ti ho interrotto prima, cosa volevi dire? Allora, quello, io riprendo effettivamente il concetto della data per cui Zelensky avrebbe invitato la Russia. Cioè, secondo me, c'è uno stretto legame tra l'evento di Trump e la data dell'incontro con la Russia a novembre, con le elezioni americane. Cioè, Zelensky sta facendo un attimo colui il quale vuol far credere un po' a non so a chi esattamente, che vorrebbe raggiungere un accordo con la Russia. Ma noi sappiamo benissimo che Zelensky non cederà mai ai desiderata della Russia pur di raggiungere una pace. Quindi questa pace non si raggiungerà mai. Verosimilmente penso che durante le prossime settimane, forse potrebbe, questo non credo che sia molto difficile che possa succedere, possa venirsi a scatenare un evento per cui lo stesso incontro a novembre, quindi nel mese di agosto, settembre, lo stesso incontro di novembre potrebbe essere quell'incontro che dice ok, la pace non l'abbiamo raggiunta, andiamo avanti con il conflitto. E quindi verosimilmente le elezioni americane andrebbero a saltare. Cioè, vediamo anche il discorso che Biden oggi, scusa Covid, scusa vaccino, scusa quello che ti pare, adesso è malato di Covid, si è lui stesso ritirato per cedere il passo a Kamala Harris. Fermo restando che abbiamo una classe politica, un Parlamento, che è talmente corrotto che effettivamente quello che dice Alessandro, quello che ha detto Alessandro in chiusura, è il plastico della realtà che la maggior parte degli italiani non vogliono vedere. Cioè, noi non abbiamo un solo politico in Italia in grado di replicare, anche seppur per la metà, ciò che ha fatto Craxi e Sigonella. Cioè, noi non abbiamo un politico... Sai, Gennaro, allora, secondo me non è neanche giusto seguire la narrazione, no, della classe politica corrotta in toto, no? O incapace in toto di leggere le cose. Quello che manca alla fine, banalizzando, ma secondo me la chiave è questa, manca il coraggio. Cioè,
Craxi ha comunque avuto coraggio. I nostri non hanno coraggio. Ma però, non hanno... paradossalmente, ha fatto oggi Giorgia Meloni comunque di far votare il gruppo di Fratelli d'Italia contro la von der Leyen. Lo trovo tutto sommato, nell'insieme della gente che era già tutta lì stesa a tappetino sotto la signora von der Leyen, no? Molti parlamentari italiani, tra l'altro, e lei invece comunque ha detto di no. E già mi è sembrato un gesto tutto sommato di una certa... di un certo coraggio, però sempre nell'ambito dei sede, ma sì, però collaboreremo, faremo, cioè non c'è la forza a un certo momento di mettersi a dire dei no molto chiari. Cioè sbaglio, Massimo, non so, io questa cosa qui non la riesco a trovare. Mi sbaglio? Sì, io penso che prima ancora fa rispondere, sì, a Massimo. Allora, sicuramente manca il coraggio, perché anche la mossa della Meloni, più che di coraggio, secondo me è rappresentativa di acume politico, perché questo ce l'ha sicuramente, perché se avesse votato a favore probabilmente molta parte del suo elettorato se la sarebbe presa male, anche dai commenti che c'erano sui social da parte di quelli che l'avevano votata. Per cui sicuramente non possiamo dire di avere in questo momento una classe politica che possa mettersi allo stesso livello dei Mattei, dei Craxi, dei Moro, eccetera. Questo sicuramente. Che non erano uomini che non avevano paura, ma erano uomini che sapevano superare questa paura perché avevano degli ideali, avevano un sogno di un'Italia che potesse valere nel mondo. Noi, come diceva Alessandro, adesso valiamo zero, nel senso che abbiamo completamente perso la sovranità, e lo si vede anche dalla mancanza di mosse che si potrebbero fare nelle varie situazioni anche critiche. Cioè nella situazione attuale che ormai si sta portando avanti dal febbraio del 2024, l'Italia avrebbe potuto in maniera forte cercare, per esempio, di fare accordi con i paesi dell'Africa, eccetera, per diventare il polo di rifornimento del gas in Europa. Invece noi abbiamo dato per scontato che la scelta che hanno fatto gli americani di avere il polo industriale in Germania sia una scelta irreversibile alla quale dobbiamo adeguarci. D'altronde anche le varie dichiarazioni di Monti in questi giorni, con l'incoraggiamento a Meloni a votare la von der Leyen, perché comunque dobbiamo prendere atto che noi siamo per forza terzi in Europa, perché i francesi e i tedeschi sono qualcosa di diverso da noi, sono superiori a noi, e purtroppo questo dà proprio la misura della classe politica che abbiamo. Cioè noi come facciamo ad andarci a prendere dei dividendi di qualsiasi tipo, economici o politici, con una classe politica che ha paura della sua ombra? E probabilmente è il motivo anche per cui sono così strapagati rispetto agli altri politici tedeschi, francesi, cioè perché sono i più pagati sia a livello europeo che a livello, di parlamentari italiani, rispetto a tutti i parlamentari degli altri stati che fanno parte della UE. Come mai? Siamo il paese che è il fanalino di coda per i redditi medi in Europa, però abbiamo i politici più pagati in Europa. Come mai? Probabilmente perché devono essere quelli che abbassano di più la testa, senza avere quel guizzo di orgoglio per poter portare avanti l'interesse del proprio paese. Cioè, sul coraggio di questa classe politica attuale, sinceramente, non ci scommetterei neanche un cent bucato proprio. Il problema c'è, però scusami Alessandro, poi torno anche a Gennaro. Cioè io ti faccio una domanda diretta. Diciamo che Kamala Harris subentra a Biden, quindi esce sconfitta, diciamo, dalle elezioni a novembre, quindi Trump confermato presidente, no, degli Stati Uniti. Una delle prime azioni che fa, a parte fermare, no, tutto il corso dell'Ucraina, eccetera, ma in ogni caso impone ai vari membri della NATO e comunque ai paesi europei, impone in qualche maniera il concetto per cui devono investire ancora molto di più nell'esercito, no? Cioè nelle spese militari, eccetera, eccetera.
Ma secondo te, lì a quel punto, la nostra classe dirigente politica italiana si adeguerà a questo diktat oppure no, nel timore che effettivamente poi a un certo punto, quando smettono di spendere per tutto e continuano invece a investire sulle spese militari, che evidentemente non fanno più entrare il bilancio, non si capisce con quale magheggio, comunque a quel punto lì secondo te ci potrebbe essere un sussulto oppure niente, si adeguerebbero in ogni caso anche dell'ordine trampiano, cosa ne dici tu? Sussulti non ne vedo all'orizzonte. Io credo che molto semplicemente si adeguerebbero a quello che diciamo il padrone dice, purtroppo, perché questo poi è il succo della questione. Al di là di tanti discorsi che poi vengano fatti guardando il dito, poi c'è la luna dinanzi, e la luna è che gli Stati Uniti chiaramente sono il paese nettamente più forte della NATO, l'Italia è uno dei paesi della NATO e nemmeno il secondo più forte, quindi il nostro margine di manovra è veramente molto basso, un po' più in politica interna, ma in politica estera è veramente molto basso. Basti pensare a quello che diceva la Meloni prima di andare al governo, cioè questa è una persona che diceva fuori dall'Europa, fuori dall'euro, e poi è diventata una insomma un difensore strenuo dell'euro, dell'Unione Europea. Io anche il voto contrario alla von der Leyen lo leggo, diciamo, secondo me Fratelli d'Italia, lei, la Meloni, giocavano su due piani. Da una parte vedere se effettivamente poteva strappare qualcosa per dargli un voto favorevole, ma dall'altra ci sono state rassicurazioni che la maggioranza sarebbe stata raggiunta ugualmente con i Verdi. Anche i Verdi dovrebbero spiegare, i Verdi italiani per esempio, dovrebbero spiegare come fai a votare la von der Leyen. Va bene per il Green Deal, va bene, ma poi c'è tutta la questione della guerra. I Verdi un tempo erano pacifisti. Io me lo ricordo quando si candidavano con i comunisti italiani di Diliberto, e a quanto mi ricordo mi sa che c'era sempre Bonelli, che Bonelli oramai fa politica da 150 anni. Quindi, cioè, questi veramente cambiano idea, cambiano posizioni per due spicci, o veramente non vivano più la politica come dovrebbe essere, quell'arte nobile di governo che in qualche modo vive per un ideale, anche per un'ideologia, secondo me. Come vedi l'Italia fra 50 anni, fra 100 anni, quello che vorresti fare nel mondo, cosa vorresti lasciare ai figli, ai nipoti? Questi veramente vivano alla giornata una cosa che secondo me è il mestiere più importante del mondo, appunto, che è quello del politico. Quindi ho paura purtroppo che non solo l'Italia, ma vari paesi europei e comunque della NATO, se il padrone a un certo punto dà un'indicazione perentoria, e quella verrà seguita. E poi dovranno inventarsi qualcosa per giustificare i tagli di spesa da qualche altra parte, non veramente siano giustificati, ma qui entriamo in un altro tema che affronteremo un'altra volta. Però insomma sì, un po' la questione secondo me c'è. Però c'è una provocazione che ho letto tantissimo oggi in giro sui social, volevo sapere Gennaro cosa ne pensava. Molti hanno scritto, avete visto? Vi siete astenuti pensando di risolvere qualche cosa, non avete risolto niente, comunque socialisti, verdi, insomma le sinistre, i voti li hanno presi lo stesso perché loro a votare ci vanno sempre. Voi non ci siete andati, adesso ci ritroviamo la von der Leyen perché non c'era abbastanza forza per votarle contro. Ecco, non so, tu che cosa ne pensi? Perché sai, questa è una diatriba veramente che continua ad andare avanti, mi astengo, non mi astengo, conta di più, allora, cosa non conta? Voglio sapere tu cosa ne pensi. Allora, io coerentemente con quanto detto e fatto all'ultima tornata elettorale, i frutti li stiamo vedendo tutti, cioè io sono contento di questi frutti che stanno nascendo, e il frutto più bello ovviamente è Ursula von der Leyen, è bellissimo, è la conseguenza di chi ovviamente la maggior parte del popolo italiano si è orgogliosamente astenuto, quindi ha protestato nella maniera
che io però non condivido, ma comunque è l'unica volta che il popolo italiano conosce una protesta, è quello di non fare una proposta, una in questo forma qui. Bene, quindi se dovessimo andare nella peggiore delle ipotesi, proseguire sul piano dell'escalation del conflitto NATO-Russia in terra ucraina, ecco qui che il popolo italiano insorgerà, perché aumenterà in maniera verticale, vertiginosa, la povertà in Italia nei prossimi mesi, ammesso e non concesso che il conflitto dovesse esplodere, ed ecco qui che dovrà per forza di cose emergere per reazione quella classe, e ora la chiamo così, classe dirigente, di uomini sì preparati, sì capaci, ma altrettanto onesti per andare a svolgere la professione, prendo in prestito la parola di Alessandro, la professione in Italia è più difficile che c'è, il ruolo del politico, perché tu devi amministrare, devi essere capace di amministrare la cosa pubblica, il bene pubblico per il bene altrui, per il bene della comunità, della cittadinanza, dello Stato, chiamalo come ti pare. Quindi, per quanto io sono contento di questo risultato, sono contento, perché aumenterà ancora il costo della corrente elettrica, aumenterà ancora il costo dei biscotti che noi genitori dovremo andare a comprare, così come della pasta che noi dovremo andare a comprare per i nostri figli. E lì poi a chi te la prendi? Renzi si è dichiarato pro UE, Calenda non te lo sto neanche lì a raccontare insieme a Mara Carfagna, Tajani ok sta già lì a mare, Giorgia Meloni, quindi per forza di cose la gente deve urlare fuori dall'Unione Europea, vogliamo la lira. È lì che la gente sarà costretta a scendere nelle piazze e per forza di cose dovrà emergere quella classe dirigente che vuole ciò che noi stiamo reclamando da anni, il recesso ex articolo 50 del trattato di Maastricht. Subito, decreto legge, un governo, un decreto legge. Ma allora faccio la domanda, così chiudiamo in bellezza, Massimo, ma a parte questo bellissimo desiderio di Gennaro, che voglio dire noi tutti condividiamo, almeno io condivido, insomma. Ah, ecco, mi fa piacere. Ma a chi si potrebbe appoggiare, secondo te, una classe politica italiana, ammesso, no, che Trump sarà il nuovo presidente, ammessa la von der Leyen, cioè stante una serie di situazioni, no? Trump, von der Leyen, Putin, no, la Cina, cioè prendiamo queste grandi macro situazioni mondiali. Secondo te a chi si potrebbe eventualmente appoggiare l'Italia in una battaglia di questo genere? Cioè stiamo parlando di realpolitik, eh? Cioè stiamo parlando della situazione per cui devi giocartela bene per poter, no, tirare fuori a un certo punto il tuo asso, no? O il tuo poker, che dir si voglia, dipende dal gioco, no? Cioè, secondo te cos'è? È più un Trump che potrebbe appoggiare una velleità più indipendente dell'Italia, oppure bisognerebbe guardare a Putin, eccetera? Cioè, tu cosa ne pensi? Allora, sicuramente un'elezione di Trump potrebbe avvantaggiarci rispetto a una elezione di una Kamala Harris. Però, insomma, non sarebbe facile, cioè bisognerebbe veramente lavorare di fioretto. Dovremmo un po' ispirarci a quello che faceva la classe politica, anzi la classe dirigente che c'era nella Prima Repubblica, che non per niente è stata probabilmente eliminata proprio per questo. Loro cercavano di aprirsi comunque degli spazi di autonomia in qualche maniera, cosa che invece l'attuale classe politica non fa. E come facevano? Cercando di fare l'ago della bilancia in tutte le situazioni. Noi eravamo conosciuti come quelli che mediavano tra le varie istanze e del Medio Oriente e dell'Occidente e dell'Africa. E quindi dovremmo tornare a essere quello, cioè un po' l'ago della bilancia che fa mettere insieme gli interessi di tutti. Okay? Il problema qual è? Che in questo momento, come dicevo prima, c'è qualcuno che sta spingendo per arrivare alla guerra contro la Russia, okay?
D'altronde faceva parte del progetto anche, se vi ricordate, di Spinelli, di Arturo Spinelli, che diceva proprio che a un certo punto per unire i popoli europei si sarebbe dovuti procedere a una guerra contro la Russia proprio. Okay. Quindi siamo in una situazione molto molto delicata in questo momento, cioè credo che chiunque volesse in questo momento ricominciare a fare l'ago della bilancia, quindi un po' il mediatore, se la passerebbe brutta, però è l'unica strategia da adottare secondo me, perché in questo momento con le basi NATO, proprio per realpolitik, cioè con le basi NATO in casa non è che puoi prendere e diventare alleato della Russia, ok? Adesso indipendentemente dal ti può piacere Putin più di Trump, viceversa, non ha importanza, cioè realpolitik hai qua gli americani, ok? Hai le basi NATO, quindi devi prima riuscire a uscire dalla NATO, quindi devi cercare di fare il mediatore sostanzialmente, sempre che te lo permettano, perché ripeto, qua il problema è che con Trump la cosa forse sarebbe apprezzata, okay? Perché comunque è un businessman e se lui vede un vantaggio per se stesso o comunque non vede degli svantaggi, è capace di seguire la filosofia win-win, no? Lui vince e cerca di far vincere anche te, okay? Così tu sei contento e lui reputa che diventi anche suo amico. Però se rivincono i democratici, la vedo molto dura, perché quelli spingeranno ancora di più l'Europa a diventare belligerante contro la Russia. Tra l'altro penso proprio che se lo faremo non avremo alcuna possibilità, perché decideranno di fare qualcosa in grande, visto che tipo affidarci alla Francia con le sue armi nucleari, visto che la von der Leyen, quando è passata a parlare della difesa, è passata dall'inglese al francese, come se volesse fare una marchetta a Macron, no? Però se dovessimo andare sul campo in Ucraina e diventasse una guerra vera, cioè in cui hai bisogno di centinaia di migliaia di uomini, ma dopo che hai rimbambito le popolazioni europee con il gender, con una cosa, con l'altra, le LGBTQ, chi è che ci mandi a combattere? Ci mandi a combattere sessantenni come me? Cioè, chi ci mandi? E poi, chi ci va? Ma perché dovrei andare? Ma ci mandi Gennaro Alessandro, questi ma perché giovani ci uomini perché pronti ci dovrebbero alla battaglia. Andare? Loro sono nell'età media dei combattenti ucraini. Ma perché dovrebbero andarci? Io credo che farebbero bene a rifiutarsi, ok? Perché certo, stai più combattendo certo per il tuo paese. Mi farei orgogliosamente arrestare, ma io da patriota, ma assolutamente, ma io questa guerra non la... questa guerra, tutte le guerre sono sbagliate, ma questa guerra io mai. Io sono d'accordo e penso che, certo, anche insomma, io credo che tutti la pensiamo un po' allo stesso modo, però io vi dico che oggi il discorso, andate poi a vederlo bene nel sito di Come Don Chisciotte, abbiamo poi messo il link dove si può andare a leggere insomma integralmente anche, ma la von der Leyen mi è sembrata molto sul clima come dire guerrafondaio, ecco, mi è sembrata molto in quell'ottica lì, e chiudo perché in realtà non solo si è messa a parlare francese a un certo punto perché voleva fare la famosa marchetta, ma ha anche citato Spinelli a un certo punto. Cioè ha citato, non so se l'avete letto, ha anche citato, insomma, dicendo che i grandi ideali, no? I grandi ideali, va bene. E anche lì si potrebbe fare una trasmissione a parte sui grandi ideali e sulla creazione di questa Unione Europea, ma quella è un'altra cosa, insomma. Va bene, io a questo punto direi che secondo me ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo più o meno dire, insomma, tra Trump, la von der Leyen, la nostra politica e chi più ne ha più ne metta. Vediamo se qualcosa succederà da qui a un paio di mesi, se non ci saranno anche altri colpi di scena, così entreremo nel pieno dell'attività politica post-vacanziera. Io vi ringrazio nel frattempo e vi auguro una buona serata, presto e insomma, arrivederci. Grazie mille. Grazie. Arrivederci, grazie.